Ciao, sono Fabrizio Cortese e sono uno speed rider. Speed flying non è nient'altro che scendere con una vela che è molto simile a quella di un parapendio, però sono dimensioni molto ma molto più piccole, all'incirca su un terzo o un quarto delle dimensioni della superficie di un parapendio. Essendo così piccole, quindi le velocità aumentano spropositamente e quindi l'essenza quello che è dello speed flying è proprio il scendere molto bassi e soprattutto essere molto molto veloci. La passione del volo ce l'ho dentro fin da quando ero bambino e da quando avevo 3-4 anni già lì avevo capito che volevo fare della mia vita il volo. E ho iniziato con l'Aliante, poi sono approdato appunto al parapendio per entrare a fare dopo lo speed flying e ultimamente vorrei farlo proprio di professione e sto ultimando il brevetto anche da pilota di elicottero. Questo sport poi si prende quasi tutto il tempo libero, no? Perché per già pianificare l'uscita, comunque dove andiamo a volare bisogna iniziare a studiarsi la linea. E quindi tra sopralluoghi, volo, montare, camminare, eccetera, tutto il tempo libero, ad esempio nei weekend dove non lavoriamo, se li prende a questo sport. A volte capita che magari ti sei svegliato all'alba presto per raggiungere quelle che sono le linee più belle, magari che si trovano anche a 200 km da casa, ti fai 4 ore di camminata, arrivi in cima e all'ultimo momento, perché davvero il vento può cambiare anche negli ultimi 10 minuti, si avvera quello che è uno degli incubi più peggiori, cioè tornare giù a piedi. Il lavoro che faccio non c'entra assolutissimo niente con quello che è il volo, però il lato positivo è che il posto di lavoro si trova immerso in quelle che sono le montagne del Trentino Alto Adige e quindi mi consente, siccome comunque il lavoro sappiamo tutti occupa quasi la maggior parte della giornata, quindi vuol dire che per andare a volare sei costretto a svegliarti prima dell'alba per essere in cima alla montagna pronto al decollo appena il sole inizia a spuntare, quindi all'alba. Si fa il tuo bel volo la mattina meglio di un caffè, arrivi giù e sono pronto per andare a lavorare. Molto spesso è anche successo che atterravamo in posti dove dopo successivamente sarei andato a lavoro, quindi caricata la vela in macchina e via, pronto a lavorare. Cosa ne penso delle persone vicino a me? Allora, di sicuro all'inizio non hanno preso di buon occhio, però col tempo hanno anche capito che è una cosa che mi piace fare, che ci piace fare in questo caso, visto che lo faccio sempre con mio fratello. Hanno accettato la cosa e soprattutto dopo che hanno iniziato anche a vedere come la facevamo, cioè che non è che prendiamo, andiamo su e ci molliamo giù, cioè dietro quello che è lo studio della meteorologia, lo studio dei venti,
lo studio su come ti stai evolvendo la giornata, il controllo di tutta l'attrezzatura prima di partire, quando riatterriamo rifacciamo di nuovo un check da zero prima di metterla via, poi andando avanti anche così, discussioni a casa eccetera, quando torniamo a casa che siamo veramente contenti del nostro volo che abbiamo fatto, della giornata portata a casa, che ormai hanno gettato la spugna, insomma, va bene così. Se lo speedfly mi fa paura? Beh, la mia risposta di sicuro è sì. Secondo me è la paura proprio quello che ti fa evitare di fare le cazzate, le scelte sbagliate e soprattutto ti tiene in vita. Quindi sì, ho paura ogni volta che arrivo in decollo, che sono imbragato con la vela distesa poco prima di partire, non nego che spesso mi tremano le gambe, ma una volta che parte la corsa di decollo e si staccano i piedi, la paura lascia lo spazio a quello che è veramente la passione e la figata di sto volo. Beh, se parliamo dei sacrifici, se ne vale la pena fare questo sport, possiamo anche prenderla un po' con i numeri, basta pensare che magari ti fai 2-3 ore di macchina, 4 ore in salita per 2 minuti di discesa, perché alla fine sono quelli i numeri di cui parliamo. Quindi uno sbattimento, tra virgolette, di 6-7 ore, che è l'equivalente di tutta una giornata, per soli 2-3 minuti di sport vero e proprio. Beh, in quei 2-3 minuti ci è concentrato molto di più di tutte quelle ore di sacrifici che ci stanno dietro. Secondo me la felicità è la soddisfazione nella giornata che ho portato a casa. Cioè, sono riuscito in quello che volevo fare e soprattutto sono riuscito a farlo bene. È una giornata positiva e posso dire che sono tornato a casa felice.